E amiche del laboratorio Restyling, ben trovati. Allora, eccoci qui all'appuntamento del mercoledì. Oggi pomeriggio continuiamo a parlare di restyling pareti e affrontiamo l'argomento delle pitture decorative. Ora mi direte, perché chi non è del settore ignora un po' che cosa vuol dire pittura decorativa. Allora, qui vi ho messo qualche immagine nel frattempo e anche nell'avviso dei 5 minuti live, più o meno, per farvi capire che cosa sono. Allora, le pitture decorative sono tutta quella grande famiglia. Io vi dico che solo io ce n'ho in vendita, credo più di 50 tipologie diverse, di brand diverse. Sono tutte pitture che per la maggior parte, almeno quelle che amo di più, come ad esempio questa che si chiama Vintage, che cosa fanno? In due, tre passate vi consentono di ottenere una parete antichizzata, marezzata, lavorata. Che difficilmente, se non siete dei decoratori, riuscireste ad ottenere, ok? Nelle nostre lezioni io vi ho diviso il discorso del restyling pareti. L'altra volta abbiamo parlato della tinta unita, ok? E vi ho messo proprio come seconda puntata il decorativo. Poi parleremo della carta da parati e delle materiche in calce. Ora, il discorso qual è? Questo qui, le materiche, le pitture, diciamo molto antichizzate della Vè e della Bre, le sanno fare i professionisti, ok? Diciamo i decoratori professionisti, perché si realizzano partendo spesso da prodotti naturali e pigmenti, quindi da calce e pigmenti naturali, e si ottengono effetti antichizzati meravigliosi. Ma sicuramente ci vuole una gran maestria, si arriva qui perché si è studiato. O comunque perché si è portato avanti diverse esperienze, ok? Che cosa fanno i decorativi? I decorativi sono prodotti da alcune aziende appunto di pitture per pareti per saltare gran parte di questi passaggi necessari per andare a realizzare una parete della Vè, della Bre antichizzata e semplificando al massimo, sono riusciti a mettere a punto dei prodotti che ottengono effetti similari, magari a chi è esperto di fai da te, ma non è un decoratore professionista. Ok, quindi ho cercato un po' di spiegarvi che oggi praticamente usiamo un po' come diciamo, nel restyling dei mobili, le chalk. Hanno fatto questo miracolo, no? Di consentirci di realizzare degli effetti bellissimi risparmiando tantissimi passaggi rispetto al restauro tradizionale o alle laccature tradizionali. Allo stesso modo, le pitture decorative consentono sulle pareti di andare a realizzare effetti antichizzati, marezzati, bellissimi, come ad esempio le terre fiorentine, con pochi passaggi. Allora, io oggi ho sintetizzato al massimo e cerco di spiegarvi in breve quelli che amo di più. Ah, non per niente, qui sul Trespolo ci ho messo il vintage perché questo è il pergamena, è uno dei miei preferiti. Lo vedremo, lo utilizzeremo insieme. Qual è il miracolo? È che dando, diciamo, la base neutra ha dei floculi. Voi direte che cosa sono i floculi? Sono delle piccolissime palline che non si integrano con il resto. Quando le andiamo a schiacciare, formano queste piccole macchiette, ok? L'altra volta avevamo parlato di Ecos, ve ne ho parlato perché è una pittura molto naturale che sta benissimo con quasi qualsiasi tipo di stile. Essendo perfettamente in tinta unita e opaca, si presta dagli arredi più moderni a quelli più vintage o shabby chic, perché come vedete. Allora, qual è la caratteristica che li distingue rispetto alla pittura monocolore dove dovete andare a dare due mani? Che qui c'è quasi sempre un fondo e bisogna darne due mani. Poi, in questo caso, ad esempio, bisogna passare due mani di colore, ma in altri decorativi le stratificazioni sono anche 4-5. Ok, questo è quello che un po' li differenzia. Allora, non vi parlo di Ecos perché più o meno ne abbiamo parlato l'altra volta. E iniziamo quindi a parlare, che comunque è bellissimo, rientra tra i decorativi, ma i decorativi monocromatici. Ok, allora questo è il vintage appunto che vi dicevo e ovviamente avete diverse colorazioni. Io qui vi ho messo quella più neutra, che è il pergamena, che è anche quella che vendo di più, ma ovviamente c'è un po' per tutti i gusti. Ora, il decorativo, che cosa potete fare? Se è molto lavorato,
e scegliete un tono chiaro, potete ripeterlo su tutte e quattro le pareti. Se invece vi piace fare il solito punto focale, sicuramente ci andrete a dedicare una parete in tono più forte. Allora, questa tipologia di parete, con il vintage pergamena, io in genere la consiglio su tutte e quattro le pareti, perché come vedete va a ricreare proprio un effetto molto antichizzato. Ok? L'alternativa potrebbe essere, perché ovviamente il decorativo costa un pochettino di più della tinta lavabile semplice, l'alternativa, come vedete, il vintage ha un fondo nocciola, lo vedete qui sul laterale. Con questo fondo potete andare a pitturare tutte e quattro le pareti e poi magari invece sulla parete del letto o dietro il letto, insomma in camera, oppure in sala, la parete più libera, potete andare a fare la decorazione, se non la volete fare in tutte quante le pareti. Ok, io cerco un po' di dirvi. Allora, l'altra cosa che vedremo insieme è Onyx. Intanto ve lo anticipo, qui ho fatto un verderame, ma in realtà si possono realizzare innumerevoli effetti tra tutti gli effetti ruggine, quindi si va a posizionare molto bene in tutti quegli ambienti stile industrial. Pareti a contrasto che adesso vanno tantissimo, e qui è venuto fuori appunto un effetto verderame. Me la chiedevate in tanti ultimamente. Comunque, vediamo un po' tutto insieme. Allora, gli attrezzi del mestiere, neanche a dirvelo, per i fondi sono rullo o pennello. Quale dei due è meglio? Fate a piacimento. Di sicuro, i fondi sono quasi tutti un po' da diluire in acqua del 20-25%. Quindi il range 20-25, se state usando il rullo fate 25, ok? Se state usando il pennello magari il 20, ok? Almeno riuscite a dosarlo. Io di mio preferisco la pennellessa a rullo, perché mi dà l'idea che per alcuni versi mi fa risparmiare tempo, per altri me li fa perdere. Poi comunque ci vuole anche un pennello per andare a fare gli angoli e tutte le altre cose. Allora, io i fondi me li sono già stesi, altrimenti non avremmo fatto in tempo oggi a farvi vedere almeno qualche fase. Ok, e mi sono preparata qui due o tre teli che più o meno andremo a decorare. Spero riusciate a vedermi. Allora, quindi vi faccio l'intermezzo tra queste due. Ok, qui ho già steso due mani di fondo che, come vedete, è nocciola, perché andiamo a colorare un po' i fondi in base a questi toner aggiunti, ok? E poi volendo, non vi ho fatto vedere, aspettate, perché molti amano anche l'effetto brillantinato. Magari su arredi moderni ci sta anche bene, ok? Vedete, questo si chiama adamantina e su una base opaca, leggermente sabbiata, vengono inseriti questi cristalli che sono residui Swarovski, ok? E l'effetto, ad esempio, per fare una parete a contrasto in una casa moderna, potrebbe essere molto carino. Le pitture decorative, grosso modo, si distinguono prevalentemente in, diciamo, velature metalliche più o meno sabbiate, e in genere sono leggermente perlate, pearlescenti, metallizzate. Questa, ad esempio, è l'arabesque, vedete, ha questo retrogusto un po' metallico, quasi lucente. Mentre altre, come il vintage, che è lievemente satinato, o anche Ecos, sono completamente opache. Quindi, in base un po' ai vostri gusti e allo stile che preferite, vi potete un po' rendere conto di cosa utilizzare. Questa, per esempio, è una velatura metallica, si chiama Elisir e attualmente è la decorazione decorativa che io vendo di più. Ok? E c'è in tantissimi colori. Quelli che vendo di più questo è il toner in assoluto più venduto, che è il toner 6. E a farvelo vedere qui è questo, neanche a dirlo, un nocciola tortora, ok? E poi quello che vanno molto sono anche i toni del grigio, ecco qua. Ah, poi vi volevo far vedere, perché molti mi avete chiesto, io quando faccio vedere un restyling spesso lo fotografo davanti a una parete grigia. E molti di voi mi avete chiesto che prodotto è. Allora, è il 390, questo colore senza brillantini, ok? Perché per me doveva essere uno sfondo neutro, quindi ho preferito non mettere i brillantini. Allora, andiamo al sodo, ok? Allora, immaginiamo che volete fare tutte e quattro le pareti così. Andate di fondo, diluito 20-25%, passate tutto il colore di fondo.
e poi andate con la pennellessina piatta, questa qui, che è proprio tipica da pittura decorativa, a passare la pappetta, che non so se la telecamera riesce a farvela vedere, ma ci sono tipo delle palline all'interno, un po' scomposte. Ah, questi prodotti sono tutti all'acqua e le pareti sono lavabili e traspirano, ok? Quindi diciamo che anche il massimo per la salute e per l'ambiente. Allora, dovrò lavorare un po' al contrario, aspettate che vado così, e con movimenti un po' a incrocio vado a passare il decorativo. Come vedete sono tutte palline, ok? Quando ci andrò con la spatolina scoppieranno un po' e faranno l'effetto macchia. Ora, per realizzare questa cosa con altre tecniche, non con questa così veloce, lo vedremo a settembre, perché dedicheremo diversi corsi e live alle pareti materiche della VE e della BRE, ma vedrete insomma che ci sarà un po' da lavorare. Per un effetto veloce andiamo con il Vintage, che io credo sia veramente uno dei prodotti attualmente più belli sul mercato, e qui stiamo usando il brezzo pergamena, aspettate, fatemi leggere, pergamena, scusate, brezza leggermente azzurrato, questo è quello che rimane più neutro. Ok, allora potete andare nell'immediato un po' a rischiacciare il tutto, andando proprio delicati, più che altro per uniformare. Ovviamente quando starete lavorando, aspettate che c'è il pelo del pennello, quando starete lavorando sulla parete, occhio alle attaccature, perché essendo prodotti che lavorano in semitrasparenza, quando mi riattacco vado sulla parte vuota e a pennello scarico mi uniformo con la porzione appena compiuta, altrimenti rischiate di andare a fare delle macchie perché sovrapponete con più prodotto due volte. Ok, allora questo aspettiamo che asciuga un po', perché prima di andare a schiacciare i floculi e creare le macchiettine con questo attrezzo dobbiamo aspettare che tira un po', con questo caldo sarà difficile. Ok, allora che altro vi volevo far vedere? Qui abbiamo l'arabesque nel colore credo proprio 6, ok, quel colore che piace tanto su tutti i tipi di decorativo, devo dire che questo è un colore che piace molto. Allora, vado con il pennello, anche qui vado un pochino a incrocio e vi faccio vedere il discorso dell'attaccatura. Ora, aspettate che questo è un pennellino un po' piccolo, mi rendo meglio. Ah, ovviamente se non usate l'altro, ma già anche questi, io con questi avrete capito che ci faccio tutto. Ecco, una quantità di prodotto di più. Ok. Movimenti sempre un po' a incrocio. Di ogni decorativo dovete dare due mani. Questa è una velatura metallica liscia, non è sabbiata. Quindi per chi ama il liscio, perché tanti del sabbiato hanno paura che ci si metta la polvere, in realtà è lavabilissimo, quindi non ci sono problemi, ma sicuramente una pittura liscia ne incorpora meno. Ok, allora, fatta la porzione, quando vi dico che vi andate a riattaccare, ok, allora, col pennello carico non vado qui sopra, vado qui. Scarico il pennello, vedete? Una volta scaricato mi riattacco in modo tale che evito di andare un po' a creare lì una zona più intensa. Poi vabbè, io sto lavorando sul polistirolo, calcolate, sul muro è più facile, qui scivola un pochino di più il pennello. Poi potete ritornare dove sta già tirando e andare un po' a pettinare. Oggi sforerò sicuramente. Avrò già sforato. Ok. Allora, questa è la prima mano, poi appena si è asciugato andrò a dare la seconda.
Se ci sono domande vi rispondo dopo, eh. Le domande ci saranno senz'altro, l'argomento è talmente vasto che io oggi vi do solo degli input. Vi posso dire che gli argomenti delle pitture decorative li tratto sulla pagina Decor e Design, pitture decorative, carta da parati, stendaggi, dove lì il venerdì pomeriggio faccio delle live a tema specifico, ok, sui singoli prodotti, quindi da settembre magari vedremo una live per venerdì di un prodotto dedicata alla stesura, agli step di un prodotto. Allora, mentre asciuga anche l'arabesque, incominciamo a stendere invece il prodotto per fare la ruggine. Vi faccio vedere qui, vi ho messo la foto questa mattina degli effetti straordinari che possiamo fare con Onyx. Pensate che crea l'effetto ruggine senza solventi che fanno male, cioè tutto a base d'acqua, tutto ecologico, tutti i processi che si ottengono per ossidazione, ok? Girando abbiamo diversi elementi, due colori per andare a realizzare l'effetto ruggine, questo e questo, che poi si vanno a sovrapporre con altri ossidanti e velature. Io in questo qui ho usato il Dark, lo leggo perché, allora, immaginate che questo è uno dei prodotti che praticamente sto usando in anteprima perché è appena uscito, ok? E lo vediamo insieme, no scusate, il Teal ho usato, questo è il Teal con sopra la V, l'ossidante V. Adesso con voi stendo il Dark, che quindi visto qui è questo effetto, quindi questo è questo qui. E adesso andiamo a dare il Dark. Allora, come prodotti, che cosa c'è di fondo? Di fondo ci sono due mani di un prodotto a base di farina di quarzo, ok, che più o meno attacca su tutto, è traspirante e è più o meno la base di tutti questi prodotti. Allora, andiamo con il Dark. Che è proprio nero. Quindi diciamo che la consistenza è molto metallica perché potete immaginare che all'interno c'è della farina di ferro. Allora, questo come consistenza è molto più liquida di quello che ho usato prima. L'ho andata a passare e con una mano questo va in copertura perché come vedete è molto denso e pronto all'uso. Ora, passato tutto questo, a seconda dell'effetto che vorrò realizzare, andrò a passare i vari additivi con la spugna, ovviamente quando si sarà asciugato. Ora lo ripasso perché su quello che ho già fatto darò la seconda mano e vi faccio vedere. Allora, questo non lo finisco perché se no ci mettiamo troppo tempo. In realtà, come avrete capito, la stesura non è... L'importante è che coprite bene tutto, volendolo lavorate anche, vedete, per togliere un po' le pennellate. Nello stendere questo tipo di prodotti vado a passarli più volte, in orizzontale e in verticale, in modo tale che le cordonature si vanno abbastanza ad omogeneizzare. Poi diciamo che questo pennello le cordonature quasi non le fa, quindi... Ok, allora non lo finisco perché siamo già fuori dal tempo. Ok, lo finisco dopo, altrimenti non faccio in tempo a farvi vedere gli altri step. Allora, questo lo mettiamo qui, vado con la spugna a farvi vedere come passerò la seconda mano di antichizzante. Vediamo se questo c'entra perché è parecchio più grande. Allora, vado con una parte pulita perché l'altra l'ho già usata. Preso il prodotto, vado un po' a picchiettarlo, creandomi anche una sorta di macchia in modo tale che possa venire un effetto un po' irregolare. Ok, e questo poi vi metto la foto di come verrà.
sia questo che l'altro, perché ovviamente uno andrà un pochino più sui toni del ruggine e l'altro un pochino più sui toni del verde rame e tutto il resto. Allora, nel mentre che chiacchieravo, più o meno siamo arrivati a far tirare il prodotto, la spatolina, andiamo a schiacciare i floculi per andare a creare le macchiettine che vedete lì. Ovviamente le vedrete quando asciugheranno, le vedrete meglio, vedete, scoppiano nel mentre ci si appoggia, non si miscelano con il resto e creano un chiaro scuro e anche una matericità, ok, uno spessore. Anche qui i movimenti sono un pochino a incrocio. Io sto lavorando su un pannello, assicuro che sul muro è più semplice della dimensione, perché qui ci ho messo pure la cornice shabby. Per me il vintage è probabilmente la pittura shabby chic per eccellenza. Ok, allora, anche per oggi ci siamo più o meno detti tutto. Io vi ringrazio per stare sempre qui con me. Ci vediamo mercoledì prossimo, dove vi farò, staccherò un pezzo di vetrina e vi farò vedere come togliere e rimettere la carta da parati TNT. Ok, alla prossima settimana, ciao!